Una conferenza stampa molto articolata, quella voluta oggi da Federico Basile, il quale, ad un anno dalla sua elezione a sindaco di Messina, ha voluto presentare l'attività svolta dalla sua giunta e dalle partecipate che ormai rappresentano il vero braccio operativo dell'amministrazione. Rispetto delle regole in generale alla base di una società civile che in questa città c'è sempre stata, ma che ci deve essere di più? È stato un anno particolare, un anno in cui dalla mia esperienza pratica, magari pragmatica di direttore generale, mi sono ritrovato a fare il sindaco. Credo di aver ben interpretato il ruolo. Oggi in questa ora di chiacchiere abbiamo fatto capire a tutti come tante cose sono state fatte e tante cose dovremmo continuare a fare, ma le dovremmo fare insieme. C'è chi mi dice che sotto pressione riesco a lavorare meglio. Devo dire che questa città mi dà tante pressioni, ma sono contento di poter lavorare al meglio perché credo fortemente che i risultati che stiamo portando avanti siano veramente unici e storici. Fra tutte le attività realizzate, tra tutti i cantieri aperti e qualcuno chiuso, qual è quello che lei riconosce più suo? Ripeto, io sono continuità, quindi se mi posso permettere, nonostante siano stati programmati da Cateno De Luca in quell'amministrazione dello direttore generale, sento un po' i miei, anche se la progettazione è chiaramente dell'onorevole De Luca, quindi credo un po' tutti. Sicuramente sui parcheggi c'è stata una grande sfida, la stiamo portando avanti e sono quelli che dovranno poi dare il cambio di rotta rispetto all'utilizzo maggiore del mezzo pubblico, su quello ci puntiamo molto. Dopo l'ATM un altro serbatoio trovato, ma questa volta in un condominio, un'altra tegola che arriva in testa all'amministrazione comunale. Ma più che una tegola sono quelle cose che magari non ti aspetti, perché ti aspetti appunto che ognuno rispetti le regole. Magari tanti anni fa, magari 20, 15, 30 anni fa, quel serbatoio doveva essere svuotato e messo in sicurezza, non è stato fatto, oggi ha provocato questo disservizio. Siamo nel 2023, come diceva qualcuno, ed è assurdo che sotto il nostro territorio ci siano ancora serbatoi con del gasolio. Provvederemo anche qua, abbiamo fatto un incontro in prefettura, ci muoveremo per avere un'ordinanza complessiva che faccia un censimento, ma ripeto, tutti dobbiamo rispettare le regole, lo stiamo facendo, lo dobbiamo fare insieme perché questa città sta cambiando ed è sotto le piedi. Con, fra tutte le belle notizie, 120 euro, parcheggio per un anno in tutte le strutture tipo Cavallotti e in più abbonamento annuale, quindi un cittadino lascia la macchina e con 120 euro può fare tutto quello che vuole. Sì, premetto che solo l'abbonamento costa 20 euro l'anno, quindi da 270 a 20 euro, vuol dire che io con 20 euro viaggio per un anno gratuitamente in tutti i mezzi pubblici, o meglio a costo ridotto. E con 100 euro in più anche il parcheggio,